Dobbiamo normalizzare il fatto che esistono dei modelli di funzionamento umano che non prevedono l'intenzionalità malevola nei confronti degli altri, anche se poi ottengono quel risultato. Può succedere effettivamente che creino un danno all'altra persona. Mi sto riferendo a chi solitamente viene definito manipolatore affettivo o narcisista patologico e che usa delle tecniche, delle strategie di manipolazione per persuadere, manipolare, sedurre l'altra persona. In alcuni casi queste persone non hanno un'intenzione pianificata per danneggiarti e questo è importante da capire. Ti spiegherò via via, facendo gli esempi con alcune tecniche di manipolazione, perché è importante che tu questo lo capisca, lo comprenda. Perché noterai che comunque parla anche di chi subisce queste tecniche di manipolazione, dice qualcosa di importante su di loro. Cerchiamo di ora utilizzare alcune tecniche di manipolazione frequentemente messe in atto da queste persone per ridefinirle, per guardare le cose da una nuova prospettiva. Allora, prendiamo il famigerato love bombing. Love bombing che cos'è? Dare tantissimo, inebriare l'altra persona col corteggiamento al fine di farla innamorare, legare, attaccare alla persona che utilizza il love bombing, in qualche modo farla dipendere dallo love bombing. Ma questa definizione prevede l'intenzionalità malevola e alcune persone ce l'hanno effettivamente perché hanno visto che funziona e allora la usano in quel modo. Ma non sempre è così. In valore assoluto, il love bombing è un corteggiamento meraviglioso e fantastico dove qualcuno cerca in tutti i modi di farti sentire alla spa senza pagare, senza chiedere niente indietro, facendoti sentire speciale, unico, unica, fantastico, fantastica, dandoti l'idea di essere innamoratissimo o innamoratissima. E perché alcune persone, se non hanno un'intenzione malevola, utilizzano questo comportamento? Innanzitutto, alcune persone sono delle imbranate sociali, che vuol dire? Sono persone che hanno molte insufficienze, un'autostima deficitaria, non sono molto brave nelle relazioni umane e se si mettono in gioco senza mostrandosi per come sono, ti accorgi che hanno delle insufficienze e siccome avvertono questa insicurezza dentro di sé in modo forte, il loro modo per sopperire a questa insicurezza e per non mostrare le loro difettosità è quello proprio di farti sentire amatissimo, amatissima, cercare di darti tantissimo. Solitamente sono persone che attuano il love bombing in una maniera un po' imprecisa perché non costruiscono, non cuciono un guanto per la tua mano, fanno un po' a casaccio, ecco. E a volte nel loro fare a casaccio effettivamente riescono a gettare quel fumo negli occhi che fa pensare alla persona di aver trovato il principe azzurro o la principessa rosa e non guardare, distraendo lo sguardo del malcapitato, della malcapitata, dalle loro difettosità. Ecco, questo è già un modo di usare il love bombing dove non c'è un'intenzionalità malevola. Altro aspetto, parliamo di narcisisti. Queste persone hanno bisogno di costruire un'autostima forte basandosi sull'immagine che danno all'esterno. Quindi quando incontrano una persona in un ambito di seduzione devono dare un'immagine fantastica, perfetta, il guanto per la tua mano. Questo li rende anche degli ottimi osservatori, li rende delle persone molto attente all'altro. E nel cucire il guanto per la tua mano, ovviamente, proiettano di fronte ai tuoi occhi l'immagine perfetta che compie tutte quelle azioni che poi vengono chiamate love bombing. E tu ti senti completamente innamorato, innamorata, legato, amato, importante, speciale, unico, unica. E questa sensazione è talmente piacevole, talmente bella,
che quando poi questa persona la toglie, ne senti fortemente la mancanza. Ma perché la toglie? Non sempre ad arte, non avviene sempre ad arte. Avviene anche perché cucire il guanto per la tua mano non è una cosa che fanno solo per la tua mano. Lo fanno in tutte le situazioni, non mi riferisco soltanto alla seduzione, mi riferisco al lavoro, alle amicizie, ovunque. Quindi è molto faticoso e ad un certo punto si devono tirare indietro da questo perché è una cosa stremante. E quindi quando si tirano indietro, quando smettono, si distraggono per riconcentrarsi su se stessi, pensa a quanta fatica hanno dovuto fare delle persone così egocentrate per stare completamente sull'altro e cucire un guanto adatto perfettamente alle sue mani. Ecco, e a un certo punto sono stanchi, hanno bisogno di ritornare su di sé e che fanno? A quel punto si distanziano, viene meno appunto il discorso del love bombing, di questa fantastica seduzione. La questione qual è? È che questo processo può avvenire anche con un po' di risentimento. Cioè, io ti ho dato tanto, 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 tanto e non ritengo che tu mi stia ridando indietro a sufficienza. E questo può creare anche una acredine, un po' di risentimento, la svalutazione. Ecco che allora ogni tanto ti critico per le sciocchezze, per bacchettarti, perché ce l'ho con te in modo passivo-aggressivo. E questa mia accredine, questa mia, come dire, negatività nei tuoi confronti, questa mia frustrazione, poi mi porta ad allontanarmi, perché ho bisogno di ritornare su di me. Il ghosting scompare. Ecco, questo è un meccanismo che molte di queste persone adottano inconsapevolmente. Non sanno nemmeno di farlo, è il loro modo di fare, è un modello comportamentale umano che non sempre, a volte sì ovviamente, ma non sempre ha un'intenzione malevola alle spalle. Ovviamente quando vedono che funziona, avendo così tanto bisogno del famoso approvvigionamento narcisistico, lo ripetono con tante persone. E quando vedono che non funziona, cioè la quell'immagine proiettata davanti agli occhi dell'altra persona non colpisce, smettono di farle, scompaiono. Restano presenti nelle vite delle persone che abboccano a quest'amo. E quella persona bocca quell'amo soltanto se ha un'immagine idealizzata di questo qui o di questa qui e pensa: wow, ma che cosa fortunata, ma è fantastico tutto ciò, ok? Ecco, questo è un aspetto molto importante, perché in realtà nei grandi numeri molto spesso non sono questi fantastici seduttori. Qualcuno è bravo, lo diventa, ma non sono così tanti ad essere dei fantastici seduttori. È che la persona che subisce questa seduzione vede tutto da quell'unica finestra. Quell'unica finestra che ha tinto di verde anziché di rosso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che hai detto sì, cioè tinto di verde, cartellino verde, puoi passare come al semaforo, anziché dire no. Perché quando tu vedi qualcuno che è così incredibilmente dedito a te e dedica tutto a te, sono inviti, cortesie, gentilezze, devi pensare che c'è qualche cosa che non quadra in questo. In realtà è una bandiera rossa. Non viviamo più nella società di Pretty Woman, viviamo in un'altra società. Le persone non si comportano più in questo modo, a meno che non ci sia qualcosa che non torna. Ma proviamo a prendere anche in esame un altro aspetto della manipolazione che spesso viene utilizzato, il silenzio punitivo. Anche qui, nel silenzio punitivo si va a vedere nell'altra persona una malevolenza, lo faccio apposta, ti nego la relazione per torturarti. Guarda, che questa è una cosa che alcuni fanno davvero intenzionalmente, cioè non possiamo negare questo, molti faticano a crederlo, ma in realtà è così. Alcuni lo fanno intenzionalmente e fa sempre male, perché anche chi non crede che esista questa tecnica di manipolazione, pensi a quando ha un conflitto
con un figlio, con un'amica a cui vuol bene, con la moglie, il marito, qualcuno a cui è molto legato, e questa persona qualche volta ha negato il rapporto, ha negato la relazione, ci sei stato male anche tu. Ecco, è questo l'effetto che ha. Ecco, però alcune persone faticano a credere che c'è chi lo attua in maniera sistematica, intenzionalmente malevola. Ma cerchiamo di guardare il lato di chi non lo fa in modo malevolo. Che cosa vuol dire silenzio punitivo? Se una persona è un seduttore seriale, per esempio, non può parlarti di certe cose. Perché non può parlarti di certe cose? Perché verrebbe meno la sua immagine perfetta che ti ha proiettato, cioè quella immagine totalmente dedita a te è l'unica cosa unicamente dedita a te. Poi ce ne sono un'altra immagine dedita ad un'altra persona, cioè chi mi ha raccontato che stava con una vegetariana per anni e poi in realtà mangiava carne e ha scoperto che lo mangiava abitualmente. Ecco, cioè ci sono cose di questo tipo. Ecco, l'unica cosa che è unicamente dedita a te è quell'immagine, non è tutto, è soltanto quell'immagine. Ora, il silenzio, la persona che fa in questo modo, quindi, a molte persone ha dato immagini diverse, non può parlarti delle altre. E nella sua testa, aver costruito quell'immagine apposta per te è tantissimo. Alcune persone faticano a credere che qualcuno semplicemente pensa in questo modo, è costruito in questo modo. E il non riuscire a capire che una persona possa pensare in questo modo ti spinge poi a cercare di capire, a cercare di comprendere, a fare gli spiegoni infiniti, eccetera, eccetera. E questi sono poi errori all'interno dei quali ti ritrovi completamente impantanato nel mondo di una relazione tossica. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Altro aspetto del silenzio punitivo. Queste sono persone che sono molto brave ad osservare gli altri, ma non brave ad osservare se stesse. Non sono così attente alle loro dinamiche più profonde. Finché rimane a un livello di superficialità, ok, ma appena scendi un centimetro sotto, trovi il buio. È come se non filtrasse più la luce. Quindi sono persone che hanno una certa incompetenza emotiva. E queste persone quindi non ti rispondono su certe dinamiche di conflitto perché quello che tu stai facendo è mettere in evidenza delle loro mancanze. Reagiscono con frustrazione e rabbia, gli stai dando fastidio. E il loro modo per affrontare ciò che dà fastidio è fare finta che non esista e quindi non ti parlano e ti negano la relazione e tu lo interpreti come silenzio punitivo. Ora, in che modo questo effettivamente parla della persona che subisce queste cose? E mi sono limitato soltanto a due delle più famigerate e conosciute tecniche di manipolazione in modo tale che non debba fare un video che già è abbastanza lungo in cui spiegare nel dettaglio cosa sono queste tecniche di manipolazione, ma potrei farlo per tutte le altre. Allora, la questione è questa. Se io ho bisogno di sentirmi unico, se io ho un grande bisogno di sentirmi speciale, se io ho davvero un grande bisogno di questo, quando arriva qualcuno che mi fa love bombing, il mio bisogno emergerà, il mio bambino interiore, il mio bambino fragile che ha l'esigenza di sentirsi così, emerge, esce fuori e dice: finalmente ho trovato qualcuno che mi dà ciò di cui ho bisogno, la mia necessità. E credi al fatto che questa persona effettivamente abbia un comportamento sincero e ti aggancia. Se tu hai invece una maggiore consapevolezza dei tuoi bisogni, delle tue necessità, certo, ti accorgi che quel comportamento ti gratifica, perché è gratificante oggettivamente, ecco. Ma sai, perché hai maturato l'idea dentro di te, che quella gratificazione che tu stai sentendo in realtà è un surrogato, non potranno
altri medicare le tue ferite. E quindi interpreti quel comportamento in un modo diverso. Può anche darti un po' di diffidenza, perché il fatto che uno ti gratifichi così tanto puoi interpretarlo, se hai questa consapevolezza, anche come una forma di manipolazione. Vuoi qualcosa da me? E molte persone me lo raccontano, me lo dicono in terapia. Questo è importante da capire. Ci sono persone che sanno riconoscere certe cose perché dicono: guarda, io mi sono trovato con questa persona che aveva questo tipo di atteggiamento nei miei confronti, che corteggiava così tanto, e io mi sono reso conto che io avevo quel grande bisogno di cui parlo tanto in terapia, che veniva gratificato. Ci sono stato un po', ma poi mi sono detto: ma perché questa persona fa tante cose che poi vanno sempre a battere su quel bisogno? È come se l'avesse individuato, no? Probabilmente perché io, quando tocca quel bisogno, rispondo in modo positivo, secondo le sue aspettative, e quindi capisce che funziona. Però questo bisogno non può essere realmente soddisfatto. E allora ho in mente una persona, un uomo che parlò a questa donna, glielo disse chiaramente: lei si inalberò, si arrabbiò, ma io faccio tanto per te, eccetera, eccetera. E lui lì si accorse che effettivamente c'era una persona emotivamente immatura, probabilmente manipolativa, che si era sentita disconfermata, sgamata, e quindi allora si era arrabbiata. E poi viene a sapere che effettivamente lei aveva fatto così anche con altre persone che conosceva, e qualcuno c'era cascato mani e piedi. Ecco, questo è un aspetto importante. Andiamo al silenzio punitivo. Nel silenzio punitivo, cosa ci dice della vittima? Ecco, se una persona ti toglie la relazione di fronte a questioni importanti, tu dovresti cominciare a pensare che probabilmente questa persona in realtà è emotivamente immatura. Cioè, tu dovresti pensare: ma questo è un bambino. Io mi ricordo questa donna che stavo seguendo e che praticamente parlava di quest'uomo che tutte le volte c'era qualcosa che non funzionava, non si poteva parlare, stava in silenzio, e alle volte scompariva, no? Perché spesso il silenzio punitivo si unisce al ghosting, e quindi non si faceva vedere per giorni, mandava messaggi, niente. E questa persona ci rimaneva male. E lei mi diceva: ma io ci rimanevo male, ci stavo male, perché a me lui piaceva. E glielo dicevo, gli mandavo messaggi dicendo: guarda, tu mi piaci, ma perché non ne parliamo? Una, due, tre, quattro volte, e a un certo punto dice: sai, io mi sono resa conto di avere a che fare con un uomo emotivamente immaturo. E non sempre le relazioni finiscono perché uno non ti piace. Alle volte finiscono perché uno non è emotivamente maturo. E quindi lo lasciò, scoprendo poi che un paio di sue amiche c'erano cascate mani e piedi con questa persona. Ecco, quindi capisci che la maturità emotiva personale, la consapevolezza personale delle nostre fragilità, ci conferisce quella consistenza che ci rende immuni a queste mielose gratificazioni che vengono fornite in modo così abbondante e generoso. Perché in qualche modo ti torna, non che tu meriti questo, che sei stato così tanto fortunato o fortunato, ma ti torna che una persona che è in questo modo ha qualcosa a livello emotivo che non funziona perfettamente e che deve lavorare su se stessa. E quindi in questo modo il silenzio non può più essere punitivo, ma diventa la bandiera rossa che ti fa capire che questa non è la persona giusta. Ecco, spero di averti dato qualche spunto di riflessione in più su questi argomenti. Scrivilo nei commenti.